è dispiaciuto non riuscire ad andare ad Helsinki. Ci tenevo, era quella punta di questo grande viaggio che volevo raggiungere. Il mio obiettivo era Helsinki, però vabbè, non si poteva andare. Helsinki va bene. A me va bene anche così. Eh certo, ti sei divertito. Hai fatto le notti brave. Brave mica tanto, però. Buongiorno ragazzi, la consegna per Helsinki è andata bene? Era più interessato qui il buon Tino, che è rimasto un po' ingessato con Cassandra. Si è messo a guardarla negli occhi e c'hai ragione, sei ingessato. E a proposito di Cassandra, cosa mi dite? Tino, che dici? Non male, non male. Ascoltate, vi devo comunicare una variazione di rotta. Abbiamo piazzato il pacco destinato ad Amburgo, quello di riserva, a Tartu. La consegna deve avvenire entro le 15 presso l'Upside Down House. Lasciate il pacco sotto il letto. Fermatevi a dormire in zona e riprendete il viaggio per Riga domani mattina. Ok, perfetto. Questo è quanto, ragazzi. Buon proseguimento. Mi sembra abbastanza semplice, no? D'accordo, Antonio. Okay. Ci aggiorniamo. Perfetto, grazie. Andare in questo posto qui e lasciare il pacco sotto il letto. Vabbè, è normale che qua si mette le cose si Easy potrebbe essere la cosa più facile che abbiamo fatto. Speriamo, va bene. Ma scusami, come la mettiamo la scatola sotto il letto se la casa è sotto sopra? Queste sono delle grandi operazioni di geometria per trovare l'equilibrio e far uscire una foto sotto sopra. Sembra facile, Ma dire il vero lo è, sono il bomber che non la capisco. Sono capito che devi fare la foto normale e girarla di 180 gradi. Non la capisco, gradi. Così elementare, ma non la capisco. Perché? Perché? Ma dove caspita sarà il bomber? Lui chissà dove è finito. Bomber, cosa stai facendo? La sauna sopra è qualcosa di incredibile. Ma ti sembra il momento, andiamocene. Aspetta, perché così il sudore scende giù, è verticale, capisci, per la forza di gravità. Ma giù dove? A terra. E quello è il soffitto però. Niente, non la capisco. Allora, ha detto che dobbiamo metterla sotto il letto. Questa è la stanza dei bambini, Sotto il letto, sotto il letto. Sotto il letto. C'è un attimo de volta. Aspetta, sembra di essere su una barca che si muove. Ok. Allora. Ok. Allora, ok, quindi lo lasciamo qui e andiamo via. Scusami. Se fosse giusto il letto, sotto il letto sarebbe dove c'era l'orsacchiotto. Sì, ho capito. Sotto il letto sarebbe sotto il letto, ma il letto che sotto è sopra, quindi noi sotto il letto lo dobbiamo lasciare sopra, per cui qui. Quindi,
qua c'è l'enigma. Per mettere il pacco sopra il letto, dobbiamo mettere il pacco sul soffitto. No. Sì, perché letto. Sopra il letto la capra non campa. No, no. Sotto di sera va il tempo. Sopra il letto, sul soffitto. La casa è sotto sopra. Ma scusami, ma adesso pure i giochi alla sola enigmista ci mettiamo a fare. Senti, lasciamogliela sul soffitto. Ok. Andiamo via. Spider-Man. Bomber, è il momento di andarcene da questo posto. Mamma mia, ragazzi, mi gira tutta la testa, mi gira. Sai proprio quando c'è un cerchio alla testa? C'è una casa. Sulla testa. Ok, missione compiuta. Allora, Tino mi ha abbandonato perché era un po' stanco e aveva un appuntamento, una riunione di gabinetto, come si può ben immaginare. Allora ho deciso di farmi un giro da solo per Tartu, perché nonostante sia una cittadina piccola, comunque la seconda città per numero di popolazione dell'Estonia, è stata insignita nel 2024, come potete vedere dalla scritta che c'è qua dietro alle mie spalle, come città capitale della cultura nel 2024. Quindi secondo me meritava di fare un girettino col monopattino. Andiamo a scoprirlo insieme. Girovagando da solo per le viette di Tartu, sono arrivato a imbattermi nella chiesa di St. John, un edificio in mattoni che risale al XIV secolo. Fu una chiesa cattolica, oggi a tutti gli effetti è una chiesa luterana, che si contraddistingue per aver raffigurati sui mattoni della chiesa delle figure, delle immagini. Adesso è buio, non riesco a farvele vedere, e quindi immaginatevelo da soli oppure andatelo a cercare su Wikipedia. Questo è molto, ma molto carino. Eh sì. Voglio cavalcare quel ponte con il mio monopattino. Quindi allungo un pezzo la strada prima di rientrare e proviamo a percorrere il ponte con tutte le luci. Andiamo. Cado. Bene, 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 il mio piccolo giretto di Tartu da solo senza Tino è terminato qui, ma voglio tornare in albergo perché ho visto un angolo interessante e vorrei sfidare Tino. 504-0406. Sei una larva, cazzo. Sei una larva. Niente, Tino rifiuta la sfida perché non è in forma e quindi vinco a tavolino. E niente, partita saltata. Buonanotte.